Grazie, grazie, benvenuti alla 39esima edizione del Festival della Canzone Italiana, manifestazione che si svolge come ogni anno in questa ridente città della Riviera Ligure, cioè Sanremo, virgola, in occasione della quale io indosso delle mutande nere. Ecco il pubblico anche questa. Nel 1989 la verve comica di Anna Marchesini, Massimo Lopez e Tullio Solenghi anima la 39esima edizione del Festival di Sanremo. Sono molte le polemiche che circondano questa contestatissima edizione del festival, dalla dubbia professionalità dei presentatori, quattro figli d'arte, alla presunta bravura di alcuni cantanti in gara. E i tre comici trovano pane per i loro denti. Di sostenere questo lungo tour de force che ogni anno la regione Liguria ci ammolla. Ecco, io chiedo scusa se ci saranno degli inconvenienti, ma sono emozionata come una scimmia e non so se saprò contenermi. Ecco, grazie. Grazie. Ecco, ma per non spappardellare troppo il discorso, io presenterei senz'altro due eccellenti personalità che sono intervenute quest'anno al Festival di Sanremo. La sento questa macchina. E cioè il sindaco di Sanremo. Buonasera, sindaco. Buonasera, signora. No, sono signorina. Mi scusi. E una personalità, un personaggio molto caro a noi, è Corrado. Ecco, buonasera, Corrado. Come mai è con noi questa sera? Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto io sono qua, sono in questa manifestazione perché è la prima volta intanto che faccio questa imitazione, così sistemiamo anche lui. Poi è uno. E secondo luogo, chi meglio di me poteva presenziare a questa manifestazione che è un po' una vera e propria corrida, con uno scontro fra dilettanti allo sbaraglio, uno scontro all'ultimo sangue. Sono stati un po' raccattati tutti i personaggi, diciamo. Certo. Sono presi un po', certo, qua e là, ecco, personaggi di tutte le specie. Abbiamo a questo festival, pensate, abbiamo casalinghe, imitatori, presentatori, certo, militari, tutti partecipano, cani e porci. In sostanza dobbiamo dire che nessuno... Ho piacere, godo. Ci fosse un cantante, voglio dire, fra questi. Ecco. Niente, partecipano tutti quanti. Naturalmente, però... naturalmente la caratteristica, sì, se sono accompagnati da potenti raccomandazioni, questo si sa, certo, questo è, voglio dire, certo, riguarda anche gli altri festival. Mi permetta di dissentire, non sono affatto d'accordo con Corrado sull'affermazione delle potenti raccomandazioni, non è vero. Ah, ecco, il sindaco entra in polemica, ci vuole sempre un po' di polemica per eccitare gli animi. Io godo in mezzo alle polemiche, specie tra queste due personalità, e non so chi scegliere, quanto mattizza sto sindaco. La ringrazio. Che non ce ne crede. Senta, ecco, vado avanti lei, altrimenti io non riesco a controllarmi, mi saltano tutte le capsule da ridere. Mi faccia godere, no, polemici, la prego. Innanzitutto, a nome della cittadinanza, volevo ringraziare questo meraviglioso pubblico intervenuto anche qui quest'anno a Saint Vincent. No, a Sanremo, scusi, a Sanremo. Siamo a Sanremo, è città di cui lei è sindaco, no? Io sono il sindaco di Sanremo. Ho piacere, sì. Godo, sto godendo. Dicevo... Sto godendo. Volevo ringraziare, grazie, partecipare appunto a questa manifestazione 39esima dello Zecchino d'Oro. No, scusi, siamo alla 39esima edizione del Festival di Sanremo, città di cui lei si pregia di essere sindaco. E io sono il sindaco di Sanremo. Sto godendo, sì, ecco, come una mandrilla. E volevo soprattutto, grazie... Un saluto particolare al presentatore di questa manifestazione, Mago Zurli. No, che scusi, è Mago Giuliese. Mago Giulie è lo Zecchino d'Oro. Siamo al Festival di Sanremo. Aspetta. E quest'anno ci sono i presentatori del Festival di Sanremo, ci sono i figli... Ci sono i figli di papà, ci sono quindi anche i figli... Il figlio di Mago Zurli. A rifaccio, ecco. Siamo al Festival di Sanremo, ci sono i figli dei grossi personaggi, siamo a Sanremo, città, sì, di cui lei è sindaco. Io sono il sindaco di Sanremo. Ho piacere, sì, godo, sì, come una scimmia. Sì. Bene. Ecco, l'edizione di quest'anno, dicevamo, è la 39esima. A proposito, sindaco, della polemica che si è iniziata, io le devo fare una domanda alla quale lei
senz'altro potrà dire che leggermente indiscreta, ma io le dico già da adesso che potrà rispondere con un sì oppure con un no. Ecco, sindaco di Sanremo, mi allaccia il reggiseno per cortesia, perché io, guardi, non riesco ad andare avanti con l'intervista. Signora, mi sento questi budini che mi si spappardellano fino all'ombelico. Signora, non riesco ad andare avanti, abbia pazienza, ecco, scusi, ecco, piano, ecco, piano, ecco, per cortesia, ecco, e questo, ecco, che ci mette anche Corrado. Sì, io sono arrafata al 7° grado della scala Mercalli. Ecco, signora, per cortesia. Ecco, è un po' il personaggio che lo richiede. Ecco. Passiamo ad un'altra domanda. La polemica di prima. Sì, ecco, dunque, torniamo a questa polemica. Io vorrei dirlo una volta per tutto, sì, per tutte, escludo che vi siano dei raccomandati. Sì. Quest'anno tra i campioni metà cantanti sono della DC e metà del PSI. Ho capito. Ho piacere. Poi. Perché è inutile. Ho piacere. Sto godendo. Ecco. Per il partito dei pensionati si è presentato Carosone. Ecco. E veniamo alle quote versate dalle case discografiche. Quote popolari anche questa settimana. Bene! Bene, ecco, vedo che lei è particolarmente informato sull'organizzazione del festival, allora io vorrei fare un'ultima domanda prima di liquidarla una volta per tutte, e vorrei chiederle, sindaco di Sanremo, dove dorme Giovannotti? Ecco, dove dormono questi giovani salvi? Perché io sono stata relegata in un albergo di Cariati, di mia giro la notte, piena di voglie, io mezza nuda, lei mi deve spiegare dove dorme Giovannotti, signora, perché signora, io voglio che lui trovi in me quella silfide, fragile rocchettara che si nasconde dentro di me, quella adolescente inappagata. Lei me lo deve dire, mi deve dire dove io sono arrafata come una mandrilla, d'altra parte non riesco a farmi perdere Corrado. Mi deve dire dove dorme Giovannotti, abbia pazienza, sindaco. Io non ci volevo venire qui a Sanremo, questa qui mi fa paura, io non la volevo fare il sindaco. Non devi preoccuparti, sono cose che non ti riguardano. Devi parlare della gara, del festival. Ma la gara è inutile, tanto si sa già chi vince. E lo sai anche tu. Non fermi perdere la pazienza, devi rispondere sulla gara. Sei un bugiardo. Non è vero, lo sai anche tu chi vince. Ma hai paura di dirlo. E allora lo dirò io. Oggi il festival di Sanremo quest'anno lo vince. No. Rega, smettete di giocare a sali e olio che ve meno a tutte e due. Avanti, vai in castigo, coraggio. Sto disgraziato assassino, mora ammazzato. Ti è sto disgraziato, la piscia, la cacca, non ce la faccio più. Avanti, vai in castigo. Bene, torniamo seri, Corrado, torniamo a noi, volevo farle una domanda. Ecco, per esempio, lei ha una grande esperienza, io nella mia vita posso dire che per fare carriera sono, per esempio, andata a letto con questo e con quell'altro, non lo nascondo, certe galoppate, Corrado mio, ecco, non gliene vorrei raccontare. Ah, signora, lei è veramente, ecco, incredibile. È un po' il personaggio che lo richiede. Ecco, volevo sapere, il festival oggi è cambiato o è sempre la stessa solfa? Ecco, in che cosa è cambiato oggi il festival? Beh, direi che senz'altro il festival quest'anno è particolarmente diverso da quello degli altri anni. Gli altri anni c'era la canzone d'amore, sprizzavano amore, usciva da tutti i pori. Noi, Dio come ti amo, mi vien da piangere, in tutta la mia vita non ho trovato mai un bene così grande, un bene così vero, era l'amore. Quando si fa sé, chi non lavora non fa l'amore. Questo mi ha detto ieri mia, in questa notte di venerdì. Perché non dormi, perché sei qui. Io come ti amo, mi vien da ciao, ciao, bam. Sono questi per un po'. Corrado, mi faccia Betty Curtis, però con no, gli occhi. No, Betty no, Curtis, no. Con gli occhi. Mi faccia Betty Curtis con gli occhi, via, fammela.
Dai. La pioggia del ciel cadrà e con lui, lui verrà. Grazie, sì, grazie, coraggio. A fiorire la vita. Ecco, sto godendo. Senta, questo è un po' il festival. Il festival Corrado ideale che lei avrebbe presentato. E l'avrei presentato, voci. L'avrei presentato volentieri, il festival qui dal teatro Ariston. Io invece l'avrei presentato dal Palarocco con i cantanti stranieri. Pensate, hai capito? Hai capito? E io invece avrei fatto la regia. Eccolo. Avrei fatto la regia di tutto, avrei presentato tutto e questo festival l'avrei reso un festival importante di 12 mesi. Un festival dove tutti quanti potevano partecipare, tutti. Grazie, scusi un momento, Corrado. Scusi un attimo. Dobbiamo un momento interrompere il festival per comunicare una notizia di estrema gravità che ci è giunto in questo momento. Una vera e propria tragedia. Scusate, ho qualche difficoltà a leggere. Che siccome che sono ciecata non riesco a raccapezzarmi, buonasera. Allora, la canzone italiana è morta. Si è spenta al Teatro Ariston di Sanremo, dove si era recata anche quest'anno in occasione del festival. Ne danno il triste annuncio il patron del festival, Aragozzini, e i responsabili dell'organizzazione. A stroncare la canzone italiana sono stati i duri colpi inferti da Giovannotti e Salvi. La polizia comunque ha trattenuto in forma precauzionale le sorelle Boccoli, indiziate anch'esse del reato, così qualcuno saprà chi sono queste. Fu in quel tempo che Aragozzini passeggiava su e giù per la riviera in attesa di un segno. Ed ecco che dall'alto dei cieli apparve l'Agnes di Dio che toglie le private dal mondo, che così tuonò: molti saranno i chiamati, ma tu solo l'eletto. Tuo è il regno dei fiori. Ed ecco che tra una moltitudine di cantanti si fece largo una donna di nome Pavone. Maestro, disse, io ho indirizzato a te il mio canto, ma non sono stata ascoltata. Dimmi in cosa ho peccato, altrimenti non crederò più in te. E il maestro rispose, donna, se tu non credi, sappi che sono sottotitolato per non credenti alla pagina 777 del televideo. E poi aggiunse, fratelli, abbandoniamo i beni materiali. Il festival non è una cosa seria. Il babà non è una cosa seria. Un giorno si spalancheranno le porte dei cieli e tutti, ricchi e potenti, ricchi e poveri, vecchi e giovannotti, diranno in coro: è qui la festa. Ed ora, per coloro che sono assenti, diciamo: per Christian, con Christian e in Christian, a te, Rai onnipotente, perdona loro perché non sanno quello che cantano. Rendiamo grazie a...